tutti! Oggi prepareremo i timbali di anellini con zucca e salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono anellini, polpa di zucca tagliata a dadini, provola affumicata, scalogno, parmigiano grattugiato, salvia, noce moscata, pinoli, pan grattato, olio evo, sale, pepe, acqua e salsiccia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno ed azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 7. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. Facciamo insaporire per 3 minuti, 100 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la zucca. E azioniamo il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere l'acqua, il sale, il pepe, la noce moscata, li facciamo cuocere per 20 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Nel frattempo andiamo a cuocere gli anellini. Trasferire in una ciotola insieme agli anellini e lasciare intiepidire. Nel frattempo abbiamo oliato e spolverizzato con del pan grattato delle cocottine del diametro di 8 cm. Adesso aggiungiamo alla pasta i pinoli, il parmigiano, il resto del pan grattato. Ed amalgamiamo bene. Aggiungiamo la provola. Amalgamare. Mettiamo la pasta nelle cocottine. E cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. I timballini sono pronti, serviamoli. Timballi di anellini con zucca e salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta.